televisione siete? Su TV. Ah, ok, bravi. Fa piacere che venite a interessarvi di queste cose, perché il sindaco ieri sera è venuto a vedere nei campi in che situazione uno è. Dopo che è successo le cose, prima ci doveva venire per vedere che non c'è più lo scolo delle acque, non c'è più i fossi. Ha capito? Cambiamo zona della città, ma non cambiano le nostre immagini. Anche in via Buonconte da Montefeltro hanno visto arrivare l'acqua dentro il loro garage fino ad 1,70 m. Tutto da buttare. Tutto da buttare, quello che avevamo nei garage, tutto da buttare, ricordi, tutto quanto. Purtroppo, così. Da noi è venuta da qua l'acqua e non... Le pompe non sono riuscite a andare in azione perché si è staccata la corrente e si è allagato tutto. 1,70 m di acqua è tanta nei garage, era più alta di noi, sicché macchine, motorini, tutto quanto, quello che era dentro, tutto da buttare. La mattina del 6 di novembre la strada era praticamente un fiume, c'è persino chi ha salvato una signora che era rimasta impantanata con la propria auto. Anche qui danni ingenti e tanta rabbia, una zona della città che a memoria d'uomo non era mai stata toccata da un evento simile. Giù c'è stato anche un principio di incendio, meno male che c'erano i pompieri qui perché erano venuti a vedere dell'acqua, ha preso fuoco, hanno spento almeno l'incendio perché il quadro elettrico ha preso fuoco, eravamo senza acqua, senza luce, senza niente. Metà hanno chiuso perché avevamo paura anche di fughe di gas, sicché... Doveva essere già risolto nella prima alluvione del 2004 che abbiamo già avuto, e invece non è stato risolto niente, anzi mi sembra che le cose sono peggiorate con le nuove costruzioni eccetera, e quindi speriamo nel conforto dell'amministrazione comunale. Lei ha avuto tanti danni? Beh, diversi, moto, lavatrici, asciugatrici, il garage sommerso con 1,70 m d'acqua. Sicuramente a livello di infrastrutture siamo un po' indietro, a tutti i livelli, a questi, ad altri. Abbiamo visto quello che è successo in altre parti, no? Quindi forse l'occasione, sia quello che è successo là, sia queste, per rinnovare tutto quello che abbiamo, soprattutto la mentalità.